Pronto? Sì, pronto. Parlo con il critico d'arte Andrea Vipré. Sì, salve, buonasera. Mi scusi per l'intromissione, ma volevo farle delle domande, se era possibile. Posso? No, due di numero proprio. Volevo chiedere. Sono qui come una troia che devo scopare, mi dica, dai, ecco. Sì, mi scusi, praticamente le volevo chiedere dove era reperibile quel catalogo di cui lei parlava nel video con Osvaldo Paniccia, perché sarà interessato delle sue opere, insomma. Ma quale catalogo? No, scusi, lei dice di un archivio, no? Di quadri, tipo, se non sbaglio. No, sono solo i video che ho fatto, che c'è lì. Ma senta, lei qualche quadro di Osvaldo è ancora in vendita? Lo può mettere ancora in vendita? Cioè. Certo. Il quadro dei Gameretti costa 13 milioni di euro. Addirittura. Invece quello di Terracina? Quello costa soltanto 3 milioni di euro. Ah, ho capito. Il più economico quanto viene? Il più economico sono dei quadretti piccoli, 10x10 che lui ha fatto, che si parla di 600 mila euro. Ah, va bene, la ringrazio. Allora, semmai ci sentiremo in futuro e le faccio i complimenti per il programma televisivo, lei è un grande artista. La ringrazio, buona serata. Buona scopata. Grazie, buonasera, Arrivederci. buonasera. Arrivederci.